Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere questa qua è la dashboard della nuova Xbox One. In teoria si può accedere velocemente tenendo acceso il Kinect. Voi tenete acceso il Kinect, passate il vostro viso davanti al Kinect, lui vi riconosce e accedete automaticamente. Siccome a me il Kinect sta sulle palle, io accedo manualmente così. Schiaccio accedi. Lui vi richiede se è questo il profilo che volete utilizzare, io dico ok e lui si accede al mio profilo. Questa è la dashboard della Xbox One. Come potete vedere, ci sono qua, potete mettere le vostre scelte, YouTube, queste cagate varie. Se non andate sulle mie giochi app. E qui potete scaricare, ah, qua ci sono quelle che avete. Se andate sullo store, nello store c'è un po' di tutto, ci sono anche applicazioni e quant'altro. Qua mette solo giochi. Qua il gruppo. Come potevate vedere sulla vecchia console, il gruppo, cioè voi schiacciavate il tasto centrale, qua dovete andare su gruppo e fare gruppo. Vedete che lì resta sempre l'ultima cosa che avete fatto. Quindi qua fate crea gruppo e i gruppi mi sembra che abbiano non mi ricordo quante persone possono accedere al gruppo. Mi sembra comunque se sono più di 8, non vorrei dire una cagata, mi sembra forse una trentina se ho sentito bene. O forse mi sbaglio, però più di 8 sicuro. E questi sono, è il gruppo della console. Una cosa figa, ma allo stesso tempo è un po', diciamo, un dito nel culo. È che vedete, io qua vado e faccio avvia Call of Duty Ghost. Ok, lui parte. Boh. Ah, scusate, mi ero dimenticato di mettere il gioco. Boh, abbiamo inserito il gioco. Il gioco parte. La cosa figa che hanno fatto, però è anche un po' pallosa, perché adesso ogni volta che noi schiacciamo il tasto centrale del joypad, non si apre la schermatina come la vecchia Xbox e tu puoi fare gruppo, amici, ultimi giocatori, ste cagate qua. No, quando noi schiacciamo il tasto centrale del joypad, lui automaticamente vi porta in dashboard. Però non è che vi butta fuori dal gioco, no, voi restate comunque sia all'interno del gioco. Se vedete Ghost sta andando avanti, vedete che si muove. Il Ghost sta proprio andando avanti. Adesso io riclicco sul tasto centrale, lui tac mi porta in Ghost. Io vedete, faccio multigiocatore. Adesso è il tempo che si carica. Che due palle però è. Un po' caricatura un po' lunga. Vabbè, avevamo visto anche sulla 360, se non mi ricordo male, che c'era delle caricature un po' lunghine Ghost. Vedete, Xbox Live prende, si connette. Io adesso, quando ho finito di fare sta cagatura di cazzo, recupero il profilo, perfetto. Ok, vedi, adesso sono qua nel gioco.
io posso anche entrare in partita. Cioè io prendo, tac, schiaccio il tasto centrale, sono in dashboard, e lui resta lì. Ma lo stesso lo fa se faccio in partita. Io in partita posso mettermi in un angolo, schiacciare il tasto centrale, andare, non so, vedete qua, ah, eccolo qua. Qua vado nelle applicazioni, posso scegliere tutte le applicazioni che voglio. Sono tutti i tipi di applicazioni. Vedete qua, sembra che sono finite, no? Perché se voi guardate c'è questo simbolino qua. Questo fa vedere che io schiaccio questo e mi apre altre applicazioni. Vedete, me le apre tutte. Figata. Io posso andare qua a mettere a scaricare un'applicazione, poi prendo, torno su Call of Duty Ghost e lui nel frattempo mette quella roba a scaricare. Questa è la nuova dashboard, la nuova console. Poi ci sono alcune problematiche che dovranno mettere a posto sicuramente, perché comunque sia a volte è lenta nel caricare le pagine. Tipo io vado sul gruppo, ci mette un po' a caricare, o se vado tipo su lista amici, qua parto da qua, poi vedete devo caricare, poi devo andare su amici e si carica la lista amici. Adesso l'ha fatto veloce, abbastanza velocemente. Di solito a volte si blocca un attimino, ma saranno sicuramente tutti cagavolate che metteranno a posto a breve. Va bene, ragazzuoli. Ah, un'altra cosa, qua il gruppo non è come la 360 che il leader del gruppo lo chiude morta lì. No, se voi volete che gente dalla vostra lista amici non entra nel gruppo, basta che voi chiudete il gruppo. Cioè, tipo io qua vado sul gruppo, accedo al gruppo, cosa? Ogni volta che entrate in un gruppo, poi accedete e fate parte del gruppo. Andate sul gruppo, schiacciate la A. No, ho sbagliato. Schiacciate la Y, no, la X. Che cazzo di tasto è? Ah, forse non posso farlo adesso. Vabbè, comunque c'era da schiacciare un tasto, non mi ricordo quale dei tasti, che vi permette di bloccare il gruppo. Cioè voi, ognuno di voi blocca la sua lista amici all'accesso al gruppo. Carino se dentro il gruppo non c'è nessun altro che ha la stessa gente nella lista amici. Se avete più persone nella lista amici, questa persona qua che volete bloccare, dovete bloccare tutti la lista amici. Se no, se volete far prima, lo cancellate. Bella ragazzuoli, con questo è tutto. Questa è la nuova dashboard, la nuova console. Se avete domande, fatele, cercherò di rispondere alle vostre domande. Ciao ragazzuoli, alla prossima. Ciao ciao.